amici ci fa questa serata. Abbiamo parlato un po' con la famiglia Grenti, con Valentino Staser, perché pensiamo che sia una serata di valore. Una serata di valore trovarci qua, perché prima di tutto perché è una serata di beneficenza per la ricerca contro il tumore, e quindi purtroppo tutti noi siamo stati coinvolti nelle nostre famiglie con questo problema, quindi penso che non ci sia da aggiungere null'altro su questa cosa. In più perché avremo la presenza di un concerto del nostro territorio, fatto con musiche del territorio, strumenti del territorio e musicisti e cantanti del territorio. Quindi insomma una serata particolare. E poi stasera vi presenteremo anche l'inno, per la prima volta in esclusiva, l'inno di Bontà dell'Appennino. Ascoltatelo bene stasera, perché le prossime volte lo canteremo noi e non sarà così come stasera. Quindi bene, intanto volevo ringraziare tutti voi per essere qua stasera. Volevo ringraziare naturalmente la famiglia Grenti che ci ha ospitato in questa location meravigliosa, e anche l'azienda Grenti che ci sponsorizza la serata. Quindi insomma i Grenti, lo sapete, sono sempre presenti sul territorio, dando una mano alle associazioni e alla gente. E poi volevo ringraziare naturalmente il sindaco, che dopo gli darò la parola per i saluti. Volevo ringraziare Valentino Staser, che ha avuto l'idea, e naturalmente l'associazione LILT e tutti i suoi, soci, membri e tutti quelli che lavorano per raccogliere un po' di denaro per la ricerca. E poi voglio ringraziare Poletti, tecnico del suono, poi sicuramente mi scorderò qualche due giornalisti, e bene, penso che possiamo andare avanti così. Bene, anch'io mi associo ai ringraziamenti che ha fatto adesso Alberto a tutti i presenti, e mi fa molto piacere questa iniziativa, perché come Alberto ha detto è con la musica del territorio, poi c'è un importante incontro sulla prevenzione del tumore, insomma sono tante le iniziative che vengono svolte questa sera, sicuramente il discorso legato alla cultura musicale che non guasta, aiuta e ci porta sempre a legare le nostre persone, noi che siamo, viviamo qua da queste parti, ma anche altre persone, vedo che ci sono anche persone che vengono da fuori, questo fa piacere, perché legare e far rivivere il nostro territorio per noi come amministrazione innanzitutto è la cosa principale. Noi vogliamo che le nostre montagne riprendano la loro vita, ritornino ad essere vive come erano prima, e anche queste cose sicuramente aiutano. Un ringraziamento particolare però va fatto ad Alberto e tutta la sua squadra della Bontà dell'Appennino, che assieme ad altre associazioni, ma in particolar modo questa sera loro, organizzano continuamente delle iniziative, e anche queste cose sono per la promozione del territorio. Perciò sicuramente Alberto, tutto quello che voi fate, meno male che ci sono tanti volontari, e Solignano devo dire che di volontari ne ha tanti, anche se nelle associazioni importanti legate a quelle che sono il soccorso, per esempio come la Protezione Civile, l'assistenza pubblica, la Croce Verde, hanno sempre bisogno di nuovi volontari e di un aiuto. Perciò un messaggio questo che è sempre d'auspicio, perché ci possano essere nuovi volontari. Però dicevo Alberto, con quello che voi fate veramente è un lavorare insieme, perché per il nostro territorio è fondamentale continuare ad insistere, perché dobbiamo, e lo ribadisco con forza, perché per me è importante, lo è per tutta la nostra amministrazione e anche per le amministrazioni intorno a noi, le nostre montagne devono continuare a vivere e a riprendere la vitalità e a riprendere la popolazione che c'era una volta. Buonasera a tutti, io sono Bruno Forresi, faccio parte del direttivo della LIL di Parma e sono quasi 39 anni che sono la referente dell'ambulatorio di Noceto. Quindi avvicinatevi a questi ambulatori, ma con tanta fiducia, perché i medici che vengono sono dei medici con la M maiuscola, e questo ve lo posso garantire di persona. E adesso gli ambulatori qui attorno sono bar diversi, Arbiola, Parma che è il nostro capostipite, Noceto Bore, e sta sorgendo anche Fidenzi Salso Maggiore, anche Solignano, allora qui non mi è stato scritto. Bene, allora aggiungiamo Solignano. Grazie Paolo.
Allora, partendo da un'idea, diciamo, epidemiologica più che altro, noi sappiamo purtroppo dai dati italiani che l'incidenza dei tumori nel corso degli ultimi decenni sta progressivamente aumentando. Questo lo sappiamo dai dati dell'AIRTUM, che è l'Associazione Italiana dei Registri Tumori. I registri tumori sono dei registri dove a livello provinciale ogni provincia registra i nuovi casi di tumore e quello che avviene, diciamo, ai pazienti affetti da questa malattia, e l'AIRTUM è l'associazione che coordina un po' tutto questo. L'incidenza dei tumori sta aumentando per tutta una serie di motivi, e se andiamo a valutare solamente la sfera femminile, sicuramente il tumore della mammella insieme al tumore del polmone e della tiroide è uno di quei tumori in cui vediamo progressivamente che negli ultimi decenni l'incidenza sta aumentando. Ora, di altri tipi di tumore come il polmone o la tiroide, nella sfera femminile noi sappiamo perché stanno aumentando. Il tumore del polmone purtroppo sta aumentando per l'aumento dell'abitudine tabagica nelle donne. Negli anni 70-80 le donne hanno iniziato a fumare di più e adesso ne stiamo vedendo ovviamente le conseguenze, come anche il tumore della tiroide legato soprattutto a un aumento dei controlli che vengono definiti controlli opportunistici, cioè non c'è un vero e proprio screening per il tumore della tiroide, però ci si controlla di più e quindi le nuove diagnosi aumentano. L'aumento di incidenza del tumore della mammella però non deve essere visto per forza come qualcosa di negativo. L'aumento di incidenza, cioè l'aumento di nuovi casi in un dato periodo di tempo, è legato in primis al fatto che l'età della popolazione generale è aumentata. Noi sappiamo che il tumore della mammella ha un'incidenza che aumenta progressivamente con l'aumentare dell'età, con un picco successivamente in una fase più avanzata. Tant'è che sempre dai dati dell'AIRTUM degli ultimi 2-3 anni, quello che vediamo è che sebbene l'incidenza del tumore della mammella sia aumentato, la mortalità progressivamente sta crescendo, quindi le curve di mortalità per tumore della mammella stanno piano piano diminuendo. E questo perché? Perché stanno aumentando, diciamo, le metodiche che vengono messe in atto per fare prevenzione. La prevenzione si può fare per il tumore della mammella, ma in generale per tutti i tipi di tumore, a più livelli. Esiste una prevenzione primaria, una prevenzione secondaria e una prevenzione terziaria. La prevenzione primaria è quella che serve per prevenire l'evento, quindi conoscendo per esempio i fattori di rischio, evitare quei fattori che possono scatenare l'evento. Sappiamo anche qui che tutti i tumori hanno dei fattori di rischio, per esempio il fumo è un fattore di rischio per il tumore al polmone, i raggi UV sono un fattore di rischio per il melanoma, esistono dei fattori di rischio anche per il tumore alla mammella. Fattori di rischio su cui in alcuni casi la donna può intervenire, in altri no. Per esempio ci sono dei fattori ormonali su cui la donna non può intervenire. Fattori di rischio sono il menarca precoce, quindi l'età precoce alla prima mestruazione e la menopausa tardiva. Questo è qualcosa di fisiologico nella vita della donna su cui la donna non può intervenire. Ci può essere una predisposizione familiare di cui poi vi parlerò brevissimamente, ma ci sono anche altri fattori su cui si può intervenire: il fumo di sigaretta, il consumo di bevande alcoliche, l'obesità. Questi sappiamo essere fattori di rischio su cui la donna può intervenire come prevenzione primaria. Il titolo del concerto è Canti della mia terra. Canti della mia terra è un titolo rubato a una composizione del maestro Giorgio Branchi Paganini, che questa sera ascolteremo. E quindi Canti della mia terra vuole ricordare. Il titolo che vuole ispirare è il legame fra la cultura di un luogo, l'humus culturale musicale, l'ispirazione in questo caso di musicisti, ed è rafforzato questo concetto dalla presenza di luthai che hanno messo a disposizione i loro strumenti del territorio, con legni del territorio appunto, per eseguire questo concerto. Giorgio Branchi Paganini, diciamo prima, si è trascorso molti anni a Noceto, però ha trascorso molti anni qui a Solignano, una presenza discreta, una presenza direi per non ignorante, ha cercato
ispirazioni intanto che abitava questi luoghi, è scomparso nel 2018. E forse Canti della mia terra, se non ricordo male, forse sono stati ispirati proprio mentre soggiornava in queste località. Abitava qui vicino, abitava in una località di case sparse vicino a Prelerna, Casa del Leone. Non resta che presentare il quartetto che naturalmente eseguirà una in forma adattata dal concerto per orchestra. Eseguirà questa sera, meglio, gli interpreti di questa sera saranno, non so se possono poi entrare. Alla viola abbiamo Paolo Gratteri, secondo il violino Maria Cristina Donati, Paolo Manfrin al violoncello e Ruggero Martesi, naturalmente, come primo violino, e la voce è affidata al soprano Eleonora Rossi. Iniziative un po' pesanti, sono i volontari che tra l'altro ringrazio, anzi un applauso ai volontari. Quindi facciamo delle iniziative che a volte durano qualche giorno e alla fine siamo un po' stanchi, no? Come militare, quando si torna in caserma, che si era stanco, vedo della gente un po' di età come me, quindi ha fatto militare, si cantava la canzone del battaglione, quindi noi faremo la stessa cosa. L'unica cosa che abbiamo sbagliato, perché ce l'ha fatta un po' impegnativa Valentino, devo dire che in amicizia naturalmente, come facciamo sempre noi, andiamo a scocco di tutto, quindi anche Valentino ci ha fatto un inno un po' impegnativo, però lo vedrete e vediamo poi dagli applausi se vi è piaciuto. Grazie, grazie a Valentino e grazie a voi. Grazie.